Bentrovati anche oggi. Nel tempo quaresimale, il Vangelo della Domenica è proposto da uno studente di teologia del seminario diocesano e seguito da una testimonianza di vita ad esso collegato. Questa settimana è di un immigrato dalla Costa d'Avorio. In primo piano, l'inizio di un anno di proposte alla riscoperta delle parole di Don Mazzolari con la prima tappa in cattedrale. Quindi lo speciale per la seconda assemblea generale del Sinodo Diocesano dei Giovani che si è tenuta la scorsa domenica a Soresina. E infine una mostra itinerante in città sull'uomo che disse no a Hitler. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Allora, sono Kwame Basile, sono originario della Costa d'Avorio. Sono arrivato in Italia nel dicembre 1992. Il mio viaggio è un viaggio a scopo economico, non un viaggio di rifugiato. Ero nel mio paese, non trovavo il lavoro e ho un amico qua in Italia che mi ha invitato a venire da lui e che in Italia potevamo trovare una sistemazione. Allora ho deciso di partire dopo 2 anni di riflessione. Non che mi aspettavo a qualcosa, per me il fatto di partire dalla Costa d'Avorio era sistemarmi, nel senso trovare un posto di lavoro. Ho trovato un lavoro e piano piano mi sono sistemato, non ho cercato altro. Già arrivare a dicembre ho trovato la prima cosa, il freddo, e mi ha fatto un po' impressione. Ma il fatto di essere partito con decisione, tutto questo era una cosa secondaria. E dal punto di vista obiettivo, il fatto di lasciare il mio paese, la Costa d'Avorio, per venire in Italia è un fatto. Un altro cambiamento, secondo me più importante, è il cambiamento spirituale, perché il fatto di venire in un paese che non conosco, partire con i consigli di mia mamma, che mi ha detto: vai, ma devi essere umile. Allora sono partito con questa umiltà di non sopraffare sulla gente, ma essere basso, e piano piano sono cresciuto. Nel crescere spiritualmente ho trovato il timore di Dio e la divina provvidenza. Sono queste due cose che mi fanno camminare fino adesso. Adesso ho una famiglia che mi ha raggiunto, ho 2 figli che sono nati qua, mia figlia invece è nata giù e dopo è venuta trovarci qua in Italia. Qui c'è la frenesia di fare, di andare, non c'è tempo. Invece da noi si fa tutto con calma. E un'altra cosa che ho notato, che mi ha molto scioccato, è il fatto che qui in Italia si ragiona con la testa. Invece in genere in Africa si ragiona con il cuore.
ho visto alcune trasmissioni in televisione dove un fratello e una sorella litigano per l'eredità, vanno fino in tribunale. Invece da noi un fratello che ha dei problemi di soldi con il suo fratello trovano una soluzione in famiglia. Ho avuto la fortuna di essere nato in una famiglia cristiana, ma giù in Costa d'Avorio non che praticavo più di tanto, ma quando sono arrivato qua alcune cose mi hanno portato, mi hanno confermato la mia fede. Lavoravo al Pizzighettone, un'azienda, e ci hanno messo in mobilità. Mia moglie era incinta, ho detto va bene. Ci hanno messo in mobilità, faccio un po' di giorni di vacanza e dopo, signore, ho bisogno del lavoro, ma permettimi di assistere mia moglie che deve partorire, perché non si fa bella figura quando vai a chiedere il lavoro, ti danno il lavoro e subito chiedi un permesso per stare a casa. Allora in questo penso che il Signore mi ha ascoltato, mi ha permesso di assistere mia moglie che ha partorito in agosto. A settembre ho iniziato a cercare il lavoro è arrivato nel mese di ottobre e sono passato anche fisso nel mio lavoro attuale. Quando ci hanno messo in mobilità, alcune persone dicevano: ma devi farti furbo, prendi i soldi della mobilità e vai a cercarti un lavoro in nero, così guadagni doppiamente. Ho detto per me non è giusto, per me il Signore non permette questo. È lì il timore di Dio che ho. E il fatto di avermi ascoltato e dato il lavoro è la sua divina provvidenza. Lui provvede a tutto e ho sempre camminato così. Non cercare di fare del male a nessuno, perché questo non piace a Dio. E il fatto di non pretendere, aspetto e Lui mi darà ciò di cui ho bisogno. Ogni persona ha la sua storia. Le storie si somigliano, però la mia storia è unica come le altre storie. Io mi sento un cittadino del mondo. Sono cristiano, il fatto di essere universale, ovunque mi trovo, cerco di stare bene. Non che ripiango più di tanto il mio paese. Quando ci vado, con piacere, per trovare i fratelli, le sorelle, i parenti. Ma quando sono qua anche, sono contento sono sempre contento ovunque sono. Lasciate che io vi domandi, o miei cari fratelli, dopo avervi fatto una confessione così umiliante, ma anche così liberatrice, c'è qualcheduno che ha paura di confessarsi pubblicamente? È nella splendida cornice della cattedrale di Cremona che lo scorso 16 febbraio sono riecheggiate le parole di Don Primo Mazzolari, il sacerdote cremonese di cui è in corso il processo di beatificazione. A dar voce al parroco d'Italia con la sua predicazione del 1958 ad Ivrea, attraverso le pagine di Chiesa a Casa del Padre, due giovani della Federazione Oratori Cremonesi, Mattia Cabrini ed Elena Poli. La serata è stata organizzata nell'ambito del progetto Le Parole di Don Primo, promosso dal Comune di Cremona in sinergia con la Diocesi e la Fondazione Don Primo Mazzolari di Bozzolo, in questo anno dedicato in città ai cremonesi del Novecento. Un testo, quello proposto, che può essere considerato il canto del cigno e quasi il testamento che riassume le fondamentali linee del pensiero mazzolariano. Così come ha sottolineato Monsignor Alberto Franzini, il parroco della cattedrale, che di origine mantovane ha avuto modo di conoscere personalmente Don Primo da bambino come suo parroco a Bozzolo. È certamente uno dei discorsi più completi, più accorati, tra i più sofferti anche di Don Primo. Perché? Ma perché affronta uno dei nodi non soltanto della sua specifica avventura esistenziale, ma uno dei nodi, credo, più ricorrenti nella vita di fede della cristianità in questi 20 secoli, come anche, credo, nella vita di ciascuno di noi. Ed è il rapporto uomo-Dio, Cristo-Chiesa. Se Dio è trasparente, se l'umanità di Cristo è cristallina e attraente, non così appare, lo sappiamo, l'umanità della Chiesa. È uno degli scogli più drammatici. Tutti ci domandiamo perché Dio ha deciso di entrare in una casa
la Chiesa così debole, così fragile. E perché? Per mettermi in comunione con Dio sono invitato ad abitare questa casa. La serata, alla presenza anche del vescovo Antonio Napoglioni, ha visto scandire i testi mazzolariani ad alcuni momenti musicali proposti all'organo da Camillo Fiorentini. Di Mazzolari vogliamo in particolare proporvi un passaggio particolarmente intenso. Una sera io mi sono trovato nella sala della ragione di Mantova con uno che non oso neanche chiamare avversario, uno che non credeva e aveva posto dei problemi tremendi, e ad un certo momento mi aveva buttato lì il problema di questa oscurità della storia della Chiesa e aveva incominciato a nominarmi 1, 2, 3, 5, 6, 8 pontefici indegni, e poi l'aveva cominciato anche con un elenco di vescovi. E poi aveva cominciato anche con un elenco di sacerdoti. Ad un certo momento mi guarda come per chiedermi che cosa io pensavo di tutto questo e come potevo assolvere la Chiesa da questo ingombro, da questa pesantezza, da questo orrore. Mi sono soltanto accontentato di chiedergli: «Ma come? Voi vi accontentate di 6, di 8 pontefici indegni? Ma io ne conosco molti di più. Quanti ne volete?» E parlando dei vescovi, la stessa domanda: «Quanti ne volete?» E parlando dei sacerdoti ho detto: «Accontentatevi! Dite, ditemi quello che volete! Fate di noi quello che volete!» Pareva una risposta provocatoria, e mentre lo dicevo io tremavo. Eppure, vedete, il problema di questa casa comincia qui. Quando voi avete numerato tutte le indegnità, quando incominciate dai 30 denari di Giuda, a me non importa niente. La casa è fatta dei fratelli, ma la casa è fatta del Padre, la casa è fatta del Cristo. La rassegna proseguirà venerdì 2 marzo, sempre alle 21 in cattedrale, con la lettura di brani della celebre opera Tu non uccidere, a cura dell'attore Dario Cantarelli e con l'intervento del vescovo Napoglioni. Un appuntamento che, così come per tutte le letture in programma, sarà accompagnato dalla pubblicazione sul quotidiano La Provincia di Cremona di un racconto a fumetti su Don Primo, a inaugurare la serie I disegni di Alessandro Fusari. Il Sinodo Diocesano dei Giovani ha celebrato la sua seconda sessione la scorsa domenica 18 febbraio. 105 i membri eletti presenti, provenienti da tutte le zone pastorali, da aggregazioni e percorsi laicali, ritrovatisi con entusiasmo a Soresina. Buongiorno, ciao a tutti, benvenuti a Soresina, ringraziamo per l'accoglienza e l'ospitalità. Adesso inizieremo con la preghiera, poi procederemo alla prima parte con i lavori nei gruppi dei tavoli, dalle 15.45 alle 17.15, sul secondo capitolo. Tema del discernimento sinodale, il rapporto tra le giovani generazioni e la dimensione degli affetti, dell'amore, del progetto di vita nella relazione, sulla traccia del secondo capitolo dell'Instrumentum Laboris. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il vescovo Napoglioni, che ha seguito con attenta discrezione il dibattito, ha guidato la preghiera iniziale. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. È parola di Dio dalla lettera di Paolo ai Filippesi, ed è parola di Dio per noi, per il nostro cammino sinodale, perché possiamo darle corpo dentro la realtà che viviamo, dentro il presente, il futuro della nostra Chiesa. Prendiamoci anche quel pizzico di presunzione e di spavalderia con cui precediamo il Sinodo dei Vescovi. Ci sarà ottobre, noi lo stiamo già facendo. Quindi, forza! Aprendo la seconda convocazione, il Vescovo si è affidato a un brano tratto da Varcare la soglia della speranza, del Santo Papa Giovanni Paolo II. I giovani di oggi come sono? Si potrebbe dire che in un certo senso sono quelli di sempre. Non so se vi fa piacere, sembra un appiattimento, ma lui lo dice invece con uno sguardo contemplativo, cioè il cuore dei giovani custodisce un segreto, un mistero, un potenziale che è più forte delle mode, delle crisi, delle culture e dei tempi. Qual è questo segreto? Dice, l'ho scoperto quando ero prete giovane e stavo con i giovani. I giovani, scriveva Papa Wojtyła, in fondo cercano sempre la bellezza dell'amore. Vogliono che il loro amore sia bello. Se cedono alle debolezze, nel profondo del cuore, desiderano un amore bello e puro. Questo vale tanto per i ragazzi quanto per le ragazze. In definitiva, sanno che nessuno può concedere loro un tale amore all'infuori di Dio e pertanto sono disposti a seguire Cristo senza badare ai sacrifici che ciò può comportare. Partendo dall'analisi degli ascolti dei giovani emersi nella fase pre-sinodale, lo strumento di lavoro ha provocato la riflessione su alcune impegnative tematiche. Il Vangelo ha molto da dire sulla dimensione affettiva e sull'impegno profondo che questa richiede. Come la proposta del Vangelo può incontrare oggi i desideri di un giovane e sostenerlo nel realizzarsi? Di quali esperienze e linguaggi c'è bisogno perché nella Chiesa si accompagnino in modo efficace i giovani in questo aspetto della loro vita? Quali scelte e attenzioni servono perché gli affetti, la famiglia e la generazione non siano solo fatti privati, ma anche comunitari? Quale contributo possiamo dare, alla luce del Vangelo, nei dibattiti contemporanei, quali omosessualità, unioni civili, scelte di bioetica? Con quale stile? Riguardo i dibattiti contemporanei, chiediamo alla Chiesa, accanto alla difesa e all'annuncio di principi che riteniamo fondamentali come la vita e il matrimonio, uno sguardo sempre attento e misericordioso verso le singole persone e le loro storie. Il confronto tra i giovani sinodali, sintetizzato dai moderatori, ha espresso con chiarezza il desiderio di essere ascoltati e accompagnati sui temi dell'amore e della sessualità, con maggiore cura e competenza da parte dei sacerdoti. C'è bisogno davvero di ascolto, perché c'è davvero questa paura del giudizio nel momento in cui ci si espone su temi delicati come quelli dell'affettività, cioè nel momento in cui si scopre il proprio corpo che cambia, si scopre l'attrazione per l'altro. Alcuni interventi di singoli membri hanno marcato la necessità di un dialogo più sincero e partecipe, superando i troppi silenzi che da ambo le parti a volte nascondono immaturità e sofferenze. Io volevo chiedere soprattutto a voi preti, cioè se ad esempio un giovane come me, io mi sento molto insicuro e molto fragile sugli argomenti come la sessualità. Ad esempio, se io dovessi venire da uno di voi a chiedervi ma la Chiesa cosa ne pensa del preservativo? Cioè voi siete pronti a noi? Perché noi siamo bombe ad orologeria che prima o poi scoppiano e vi vengono a chiedere le cose. Cioè, voi siete pronti per noi? Voi giovani, fate queste domande a noi preti? Cioè, volete essere accompagnati per quanto riguarda la vostra vita, degli affetti? Appunto, chiedete a noi preti consiglio,
questa qui è la mia grande provocazione, perché in 12 anni di prete, santi e bravi ragazzi, io ho sempre detto, io ho avuto la fortuna di avere in 12 anni dei ragazzi immacolati, nessuno che ha, non problemi, perché non piace chiamare problemi, nessuno che affronta la vita anche in questo ambito. Per la Chiesa si invoca coerenza. Il nostro metterci in gioco è vitale per la comunità e avvertiamo quanto sia prezioso per i coetanei che frequentiamo, per il mondo in cui spendiamo la nostra esistenza e per chi, più giovane, si affaccia alla vita. Alzino la mano chi è d'accordo, quindi chi vota sì. Si è quindi proceduto alla votazione delle proposizioni elaborate nella prima sessione del Sinodo nello scorso gennaio sul tema I giovani e la Chiesa. Alcune consapevolezze sono state ribadite, come anche sono state poste in evidenza alcune sfide e richieste. Nel complesso, anche con qualche riserva, le proposizioni hanno raggiunto la percentuale di consenso richiesta dal regolamento. Saranno consegnate al Vescovo per il suo personale discernimento. Temi molto importanti, affrontati in modo differente a seconda degli interventi, delle persone, da dove vengono. È molto bello, molto profondo e sicuramente qualcosa che può riguardare tutta la comunità dei giovani. Quindi qualcosa su cui riflettere, tanto da portare a casa. Sicuramente è emerso come la questione degli affetti sia una questione centrale. Noi spesso siamo molto preoccupati, parlo di noi preti, siamo molto preoccupati nella pastorale di curare molto bene i contenuti, l'aspetto delle idee, ma oggi è del tutto evidente come il Vangelo non parla soltanto alla testa dei cristiani, ma alle persone intere, quindi alla testa e al cuore. Sinceramente mi ha piacevolmente stupito la schiettezza con cui si è trattato l'argomento. L'argomento era molto delicato, secondo me. Trattare degli affetti oggigiorno è molto molto delicato, lo ribadisco, e mi è piaciuta molto la schiettezza con cui tutti abbiamo scelto di intervenire, con cui abbiamo affrontato l'argomento. Sono impressionato dalla qualità del lavoro che avete fatto nei gruppi e dall'assemblea che abbiamo vissuto. È uno dei momenti più alti di riflessione, di apertura, di coraggio, di schiettezza che ho vissuto in diocesi da quando sono qui. Mi dà una speranza enorme. Il Sinodo proseguirà il suo cammino il prossimo 11 marzo a Rivolta d'Adda per la terza convocazione che affronterà con coraggio il tema del futuro. Ha fatto tappa anche a Cremona la mostra sul beato Josef Meir Nusser, bolzanino che, arruolato forzatamente nelle file del Reich, si rifiutò di giurare ad Hitler in coerenza con la propria fede. Nusser dice no al giuramento ad Hitler, vedendo che in questo giuramento Hitler prende il posto di Dio. Quindi egli condanna tutti i totalitarismi del suo tempo, lo dice in un intervento molto bello già nel 1934, il liberismo, il capitalismo, il bolscevismo, l'ipernazionalismo, il nazismo che imperava, ed egli dice di no proprio per questo motivo. La sua coscienza e la sua testimonianza, che gli dice l'unica arma efficace che abbiamo, non possono essere compromesse con queste strutture che sono contro la fede, contro l'uomo e sono, come dire, l'esperienza visibile del male nella storia. Un messaggio ancora di grande attualità che pone all'attenzione la figura di un laico impegnato e coerente sino alla fine, a rischio anche della propria vita. Per questo, infatti, fu destinato al lager di Dachau, raggiungendo il quale, stremato, morì il 24 febbraio 1945 nel carro bestiame sul quale veniva deportato. È stato presidente dell'Azione Cattolica di Bolzano e della San Vincenzo di Bolzano, sposato con un bimbo. La sua esperienza di vita è diventata un segno di coloro che vogliono dare proprio nel mondo una testimonianza laicale cristiana
coniugando fede e vita, coniugando l'esperienza dell'Eucaristia, lui partecipava ogni giorno alla Santa Messa, con un impegno concreto contro ogni totalitarismo e contro ogni struttura che schiacci e neghi la dignità umana. Una vicenda raccontata e approfondita da questa mostra che, oltre ai testi e alle foto, permette ulteriori approfondimenti grazie alla tecnologia, con la possibilità di collegarsi facilmente con il proprio telefonino al sito ufficiale. A portare a Cremona la mostra, le ACLI, insieme a Pax Christi, Caritas Cremonese, Azione Cattolica, San Vincenzo de Paoli e la parrocchia di San Bernardo. Una mostra itinerante preparata dal Centro Pastorale di Bolzano per ricordare la beatificazione di questa figura straordinaria. L'abbiamo vista, apprezzata, l'abbiamo portata qui da noi, dando però un cammino un po' itinerante, il centro pastorale, qualche giorno qui a San Bernardo in una parrocchia e presso le ACLI. Proprio qui, a corredo della mostra, è stata programmata venerdì sera la presentazione del libro L'uomo che disse no a Hitler, alla presenza dell'autore, il giornalista Francesco Comina. Una storia di obbedienza alla propria coscienza di uomo e di cristiano, arrivato a pronunciare quel no anche per gli altri perché le cose potessero cambiare. Un no che è un sì alla verità e alla vita. Questo è il messaggio che emerge con forza, rivolto in particolare come esempio per le giovani generazioni. Lui, essendo presidente dell'Azione Cattolica, proprio si rivolgeva spesso ai giovani e chiedeva loro di essere coscienza critica della Chiesa e della società. Della società per andare contro queste forme di nazionalismo, di razzismo che qua e là vediamo nella realtà italiana ed europea sorgono, e anche perché la Chiesa stessa uscisse dalle sue chiusure e diventasse partecipe di questo movimento che segue la logica del Vangelo nella sua profondità, quindi seguire Cristo ma difendendo i valori dell'uguaglianza, della libertà, della giustizia, della fraternità contro appunto queste forme che possono sempre spuntare nella storia, che sono l'espressione della debolezza e del peccato degli uomini. A oltre 70 anni dalla sua scomparsa, il martirio di Josef Meyer-Nusser, proclamato beato nel marzo dello scorso anno, ha dunque ancora molto da dire. Ed è tutto per oggi. Arrivederci tra 7 giorni.